Ciao a tutti, oggi vi parlo di nuove opportunità che vengono offerte dalle aziende per trascorrere in qualche modo le giornate in casa e rimanere informati. E a proposito di informazione, volevo raccontarvi cosa è successo questa notte. Ad un certo punto, comincia a girare su WhatsApp e su altri sistemi di messaggistica, probabilmente una immagine è la fotografia dell'home page del Giornale di Sicilia. Titolo di apertura: si legge di disordini al carcere, un'ultima ora lanciata, si fa il giro e c'è tanta preoccupazione, nulla di vero. Bastava andare sul sito gds.it per accorgersi che quella immagine che veniva diffusa nelle chat altro non era che un fotomontaggio fatto ad arte. Bene, state attenti perché in un momento così difficile creare situazioni e procurare allarme, insomma, potrebbe avere anche conseguenze di altro tipo. Qui sotto trovate il link dell'articolo che vi spiega cosa è successo e sempre qui sotto trovate altri due link. Uno di un'opportunità che offre il Giornale di Sicilia di abbonamenti online. Si tratta di abbonamenti digitali che vi permettono di leggere su PC, tablet o anche il telefonino, lo smartphone, il quotidiano. L'abbonamento ha un costo per un mese in via straordinaria di 13 euro. C'è anche l'opportunità per chi ama la carta, il contatto con il quotidiano in modo fisico di poter ricevere a casa questo giornale ad un prezzo sempre per un mese di 39 euro ogni giorno. Questa consegna trovate i link con queste opportunità che vengono offerte proprio qui sotto. Ma ricordo anche un altro aspetto molto importante: le edicole in questi giorni sono rimaste aperte. Sono rimaste aperte per garantire ai quotidiani di essere acquistati e di essere letti dalle persone in un momento dove l'informazione è importante e la disinformazione purtroppo serpeggia tanto attraverso questi social che possiamo dire ci salvano anche un po' le giornate, ma stiamo attenti. Quindi un grazie e un incoraggiamento va ai tanti edicolanti che in un momento di grande paura sono lì a offrire un prodotto che è quello dell'informazione. Dall'altra parte, per chi ha difficoltà a muoversi, per chi non può acquistare il quotidiano per diversi motivi, vengono offerte queste altre opportunità. Vi ricordavo l'iniziativa della solidarietà, insomma, digitale fatta dal governo, c'era il gruppo di che offrivano abbonamenti gratuiti alla versione digitale sia della stampa che della Repubblica. Oggi vi ho presentato queste del Giornale di Sicilia. È un modo per tenerci sempre con la mente pronta e soprattutto preparata agli eventi. E che dire, speriamo che tutto finisca presto e magari un domani leggeremo queste pagine sui libri di storia che racconteremo ai figli, che racconteremo ai nostri nipoti, ed è sicuramente qualcosa di epocale che ci sta mettendo davanti anche a dei concetti che possono sembrare retorici, ma ci rendiamo conto di quante cose avevamo e magari ignoravamo nella loro straordinaria bellezza. Buona giornata, ciao.